Buongiorno di nuovo, secondo video della giornata, incredibile, in realtà terzo, ma secondo video di Get Ready With Me. Usiamo dei prodotti nuovi, quindi per evitare di essere troppo ripetitivi. Ho questo primer della Fruit Explosion di Kiko, vecchio, mai usato. Dovrebbe essere Blurring Face Primer, per cui lo proviamo. Direi che non colora in realtà, che è positivo, perché in realtà, dal colore della boccetta ero un po' dubbiosa, ma mi sembra che non si veda una grossa differenza con o senza primer. Molto fresco. Non l'avrei detto, forse l'ho usato però, perché in realtà la confezione non sembrerebbe piena. La mia memoria, non me lo ricordo proprio. Ok, pensavo che avesse anche un effetto un po' illuminante, tipo quelli di Glamshop che ho usato di recente, invece direi di no. Ho tirato fuori un correttore mai usato, che è il KVD Light 107 Full Coverage Concealer. Chissà se mi piace. Chissà perché la mia camera mette a fuoco qua invece di mettere a fuoco qua. Allora, non ho riluminato la spugnetta, ma credo che sia ancora a posto perché è bella cicciotta. Io quando leggo correttore full coverage ho sempre un po' di paura perché non ho un contorno occhi secco. Sì, andiamo a coprire anche un po' di rossore sugli occhi, ma preferisco comunque prodotti molto leggeri. Ora, se vedete peli volanti è perché sono ricoperta. Mi sono sdraiata sul divano, sono svenuta. Non ho dormito, ma ho guardato la TV e sì, sono ricoperta proprio. L'unica cosa che non ho tirato fuori di nuovo è il fondotinta, però ho pensato che potremmo provare a usare questo come fondotinta, che in teoria è pensato anche per queste cose qua. Secondo me potrebbe già andare bene, questo è scuro. Lo dite? No. Difficile. Allora, la luce so non essere delle migliori. E purtroppo mi dispiace, ma tutto quello che potevo accendere è acceso. Sto miscelando i due colori che si chiamano Unordinary e Oats. Non è, sono molto spessi, non sono pesanti sul viso, ma pensavo si diffondessero meglio, più facilmente, ecco, più facilmente sulla pelle. Invece, insomma, bisogna premere. Bisogna premere. Ora prendo uno specchio per vedermi un filino più da vicino. Cioè, l'effetto sulla pelle non è brutto in realtà. Allora, ne metto ancora un goccino dal naso. Sul naso lo mettiamo. No, in realtà è bello l'effetto sulla pelle, però richiede parecchio lavoro. Ecco che alla malparata va bene, ma speravo in qualcosa di un po' più facile.
Come se facesse resistenza, non so come dire. Poi non so perché qua sembra che io abbia una macchia bianca. Ma è sicuramente più coprente del correttore che ho usato. Però l'effetto non è brutto. Cioè, ora non so come sembri in camera, però dal vivo non è per nulla male. Si può usare, si può fare, si può fare. Allora, blush l'ho tirato fuori, in realtà tre prodotti, ora vediamo quale usare. Ho tirato fuori quello, il duo di Linda Alberg, ho tirato fuori questo di Moira che non ho mai usato e questo di Rude Cosmetics che non ho mai usato. Forse questi due sono un po' scuri, andrei quasi quasi con questo, con quello più luminoso. E vediamo come va. Questi prodotti di Linda Alberg sono molto belli. Linda Alberg è un brand che secondo me è sempre poco pubblicizzato e non capisco come mai, perché lei è stupenda. Io la trovo strepitosa. Molto delicato, facile quindi da usare. Per un blush è fondamentale per me, per i miei gusti, che sia delicato, cioè io preferisco doverlo prelevare più e più volte per ottenere il colore che voglio, anche un leggero riflessino, però è bello, bello, mi piace, mi piace, mi piace. E poi ho tirato fuori di Odensai, nessuno più li ha citati, questo che è aranciato e io pensavo di usare un po' come contouring, ora vediamo se va bene. Una macchia, va bene, adesso vediamo se riusciamo a sfumarla. Ho fatto una macchia arancione, diventerò una carota, aiuto. Non c'è problema, con la spugna sistemeremo tutto. Spugna magica, vi ricordate quelle spugne di cui facevano la pubblicità quando io ero bambina? Quindi secondo me anche qualcuno di voi era bambina, qualcuno probabilmente non era nata, che la chiamavano proprio la spugna magica, quella spugna bianca che la passavi sui muri e levava i segni. Ma l'altro giorno ci ho pensato, perché ho delle macchie, delle gocce di non si sa cosa sul muro, tra l'altro sulla colonna al centro della stanza, che quindi se fosse stato qualcosa... Cioè, avrei dovuto trovarlo anche sul pavimento, cosa che sul pavimento non ho trovato. E cercavo la gomma magica. Illuminante, ho tirato fuori questo di Odensai sul verde. Perché? Perché voglio usare un ombretto verde. E quindi ora ci facciamo un po' un giro per togliere lo strato superficiale. Ok, sopracciglia non ho tirato fuori niente in realtà, per cui potremmo usare sempre questo e vedere che cosa viene fuori. Proverei quasi con... In realtà non c'è un colore che secondo me va bene, questo. Questo molto leggero. Cosa dite? Forse è un po' scuro? Ora mi guardo con uno specchio un pochino più da vicino. Potrebbe anche andare in realtà. Allora, non metto cipria per il momento perché mi sembra molto asciutto il viso. Quindi
Quindi aspettiamo, magari la mettiamo dopo. Passiamo agli occhi, quindi. Allora, anche qui la palette che voglio usare è questa, che nessuno continua a votare nei sondaggi, non so come mai, e io vorrei usare questi due colori. Chiaramente per me manca qualcosa in questa palette, ma ho qua altre due o tre palettine più scure e quindi in qualche modo mi richiamo. Che base usiamo? Vorrei usare una base un po' diversa. Potremmo usare una base, però shimmer, le basi in realtà non mi piacciono. Ho un sacco di ombrettini tipo questi di boh, non so manco più di che marca siano. Questi sono di Ainsley Rain, però sono ombretti proprio in crema. Mettiamo un fondo di primer e poi magari vediamo. Non me l'ero preparato questo, infatti, perché pensavo di usare uno dei prodotti che ho lì dentro, ma ce n'è ancora niente, non si riesce a finirlo. Ah, nel frattempo vi dico che prendendo questi prodotti ho deciso di eliminare questo illuminante di Too Faced che non mi ricordo quando è uscito, ma io l'ho preso quando è uscito all'epoca. Non perché non sia più valido, non ha odore, performa sempre uguale, è che i miei gusti sono un po' cambiati sull'illuminante. E ho deciso di cestinare anche questa palette di Astra per il semplice fatto che il blush è troppo scuro, questo è troppo caldo, l'illuminante non mi piace, scusate, l'illuminante non mi piace e questa cipria non la userei manco sotto tortura. Allora, quindi io vorrei un verde menta. Nella mia testa ho in mente un verde menta, ma in realtà non credo di avere un verde menta. Però ho una base, questa tipo. Ah no, under eye primer. No, questa non c'entra niente. Però ho secondo me qualcosa di verdino. Qualcosa di verdino che potrebbe essere quello di sì, eccola che stupida, ce l'ho qua. Allora, usiamo questo qui, è sempre di Andian, anche questo è cinese. Di questo avevo sentito delle ottime recensioni. Vediamo se è ancora buono, cosa che potrebbe anche non essere. Non esce? Allora, prova del 9. Ok, è andato. Perfetto, la buttiamo via. Allora usiamo il verde di P. Louise. Lo agito un attimo. Questo è sempre uno di quei wet and set che ho già usato in passato. Ne ho messo un goccino sulla punta del pennello. E tra l'altro mi sembra che il verde sia meglio del blu. Il blu l'avevo usato stamattina per il trucco con la palette di Beauty Bay, in collaborazione con Aye Cora, Coraline, 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 dimmi la tua verità. Quella. Allora, lo sfumo un attimo, ma prendo un pennello pulito per fare questa operazione qua. La Spectral Palette di Linda Alberg. È una palette che io trovo molto difficile, nel senso è una palette secondo me non di facile utilizzo, in quanto la storia colore è molto particolare. Oh, comunque con questi qui di P. Louise uno potrebbe fare il trucco solo con questo, tac tac, sfuma bene ed è pronto per andare. E in teoria una volta settato non dovrebbe muoversi per nulla. Ok, allora iniziamo. Inizio proprio con il verde opaco.
e lo vado a mettere nella piega. Questi li spostiamo qua e prendiamo un verde. Anche qua non ho ancora tolto la plastica dalla palette, ma siccome non sembra, sì, ce l'ho fatta. Forse no. Sembra un'operazione così facile. Eccola qua. Allora, questo colore si chiama Phantom. È molto simile, è veramente molto simile all'ombretto in crema di P. Louise, per cui non si vede tantissima la differenza. Poi, qui non c'è un colore che a mio gusto va, cioè potremmo in realtà provare con questo, ci proviamo, a scurire l'angolo esterno. Pennello di BH Cosmetics, usiamo Occult. Scrive poco e niente. È un periodo che io e Viola abbiamo un sacco di problemi. Eppure, ah no, 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 ecco, aspetta, aspetta. Pure Viola lo sa che è uno dei miei colori preferiti. Sì, non è nero, eh. C'è anche da dire che quel verde lì è bello intenso. Un po' polverosetto però, eh? Devo ammettere che non è forse il colore meglio riuscito al mondo. È già asciutta qua la base comunque. Quindi si settano molto velocemente. P. Louise è un peccato che non sia di facilissima reperibilità in Italia. Perché dal sito ufficiale c'è la dogana, ma ha dei prodotti spaziali, spaziali secondo me. Anche oggi pomeriggio, come stamattina, mi piace di più come è venuto l'occhio a sinistra, ma perché? Ultimamente io e il mio occhio destro, cioè ora io ho gli occhi parecchio diversi tra di loro, per cui ci sta che il trucco in realtà non mi venga perfettamente uguale. Ora sfumo con il pennello col verde. Cioè, praticamente mi è venuto un livido unico. Diciamo che non sono molto soddisfatta neanche oggi pomeriggio, come stamattina. Allora, andiamo a mettere il verde shimmer sulla palpebra mobile. E ho grandi aspettative a questo punto. Aspettative che vengono deluse miseramente. No, che non fosse uno shimmer. Wow, lo sapevo. Però potrebbe anche essere che ho usato una base molto scura sotto in realtà. Allora, sto calcando un po' nella cialda perché hanno una consistenza, almeno questo shimmer, ma a vedere come ho usato anche l'azzurro, probabilmente anche l'azzurro, un po' più cremosina e quindi bisogna
spingere un po' di più sulla cialda per prelevare bene il prodotto. È per questo che mi vedete sbattere così tanto il pennello, cosa che di solito con gli shimmer non faccio. Allora, vado ancora una volta a prendere l'opaco, il verde opaco e sfumo un attimino i contorni. Allora, il trucco non è come piace a me, non è sufficientemente luminoso. Provo a mettere sopra uno strato di argento, vediamo cosa viene fuori. Niente, era un cane che sbuffava. Qualcuno mi chiama. Noi gli rispondiamo. Allora, subito avevo pensato di mettere questo argento nell'angolo interno, ma invece direi che preferisco usarlo così. Quindi nell'angolo interno useremo qualcos'altro. Ok. Diciamo forse non la mia palette preferita del brand, ecco. La useremo sicuramente ancora un goccino. Vado ad aggiungere un po' di questo rosa come blush. E ora con un pennello da cipria magari sfumo un pochino, non aggiungo cipria perché la base mi sembra molto buona così e quindi ho giusto il pennello che ho usato stamattina che avrà sicuramente un po' di cipria ancora sopra e vado un po' a sfumare il viso. Molto meglio. Dobbiamo aggiungere qualcosa però, perché così non è abbastanza luminoso. Allora, avevo tirato fuori anche questa palette di Shall We Makeup di illuminanti. Questa è sul verde, per cui provo ad aggiungere nell'angolo interno un goccino di illuminante verde per vedere se riusciamo a dare un tocco di luce in più. Guarda che questi illuminanti sono molto granellosi, un po' troppo per i miei gusti. Shall We Makeup ha delle cose molto belle a un prezzo secondo me folle, perché dai, è comunque un brand. Che a mio avviso non dovrebbe avere questi prezzi così esagerati, ecco. Sì, molto meglio. Non ho di Linda Alberg delle matite, che pare siano uno dei suoi prodotti di punta in realtà, e non ho rossetti, cioè sì, ho un liquid latex vinil qualcosa, ma è scurissimo, tipo viola vampiro. Per cui finiamo gli occhi e sugli occhi potremmo andare a usare, sto guardando se abbiamo, potremmo andare a usare un ombretto liquido come eyeliner. Io ho questi qui di Electrum che forse varrebbe la pena di metterli in uso prima che si secchino e potremmo andare con quello più verdino che è Venus, che è una via di mezzo tra verde e oro. Per cui li prendo con un pennello da... Questo è sporco perché è in quella ciotola lì, perché mi sono sbagliata. Prendo con un pennello da eyeliner e speriamo di non fare un patatrac a questo punto. Adesso vi dico anche come si chiama questo colore.
Allora, eccolo qua. Il colore in questione si chiama Venus. È un oro riflessato verde. Diciamo che rispetto al mio standard nero, secondo me perde un po' il trucco così, però forse aiuta un po' ad alleggerirlo. E a questo punto userei sempre lo stesso prodotto. Magari sotto. Così. E poi magari la matita nera dentro. Esagerato? Potrebbe anche usare sulle ciglia in realtà, però bisognerebbe avere delle belle ciglia per farlo, cosa che io non ho, e quindi noi non lo facciamo. Matita nera, chiaramente uso sempre la stessa, quella che capita, che è quella di Catrice. Ok, mascara. Mascara ho tirato fuori. Chiaramente non apro un mascara nuovo adesso che l'ho aperto appena adesso stamattina. Vabbè, non trovo quello di ABH, non fa niente. Ho aperto questo qua di Catrice che tra l'altro sarebbe anche waterproof e l'ho letto adesso, ma io l'ho struccato senza togliermi le lenti e senza in realtà grossi problemi con uno struccante bifasico di Clinique. No, Lancôme. Non lo so, sì, Lancome, uno di quei prodotti nei set regalo, perché io non comprerei mai il bifasico di Lancome quando il bifasico del supermercato funziona benissimo e senza uccidere il portafoglio. Quelle sono quelle cose che uno può fare giusto come regalo. Ora, le ciglia erano sì pulite, ma chiaramente non ho strofinato perché non mi sono tolta le lenti, per cui lo teniamo così il mascara. Labbra, ho tirato fuori un prodotto che non uso da un bel po' ed è la Lux Cream Palette di Danessa Myricks e userei questo colore qua. Tutto questo se trovo il pennello da labbra. Che dovrebbe essere in realtà qui dentro, ma lui si nasconde perché è timido. Eccolo qua. Allora, no, ci ho ripensato e uso in realtà qualcosa di un pochino più rosato, più nude. Sulle labbra ho solo un po' di burro di cacao in questo momento. Ecco fatto, il trucco è finito, io spero che vi siate quantomeno divertiti e vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!